Amici di Fano TV, siamo venuti in un paese che possiamo dire è uno scrigno, un bocciolo di rosa qui compreso tra il mare e il Montefeltro. Siamo a Isola del Piano, siamo qui dove è nato il movimento del biologico in Italia negli anni 70, perché qui la Proloco ha voluto creare una festa molto particolare. Una festa intitolata la festa della risata, perché il buon umore è imperante in questo posto. Ma andremo alla scoperta di tanti scorci, di tante sorprese che voi non pensate neanche di trovare in un posto così, e noi ve le mostreremo. Addentriamoci passando da questa porta spettacolare con la torre dell'orologio e andiamo a incontrare subito qualcuno dei protagonisti di questa festa, festa della risata. Allora Giacomo, sei un giovane virgulto del paese. Sì. I giovani sono presenti in un posto come questo. Diciamo sì. Che ci sono diversi ragazzi e ragazze della mia età che diciamo si impegnano, collaborano alla realizzazione di questa festa. Infatti è grazie a loro che quasi tutto il paese è stato allestito e da venerdì possiamo vivere questa 3 giorni di gastronomia e buon umore, come recita il sottotitolo della nostra festa. Allora, siete circondati da posti che sicuramente dal punto di vista dell'attrattiva sono ben stimolanti, c'è la costa molto vicina qui, però avete voluto creare qualcosa che rimanga qui e vi porti sempre nei vostri luoghi d'origine. Beh certo, abbiamo voluto creare e dar vita a qualcosa che ci leghi sempre di più con il nostro paese, con la nostra comunità, con il posto dove siamo nati e cresciuti, di conseguenza ci siamo appunto impegnati per realizzare questa festa. I risultati hanno riscosso le aspettative, speriamo di concludere in bellezza oggi che è domenica e sicuramente ci ripeteremo negli anni futuri. Insomma, è stato un esperimento ben riuscito, subito la gente ha accolto, anche perché qui il panorama è mozzafiato. Beh, senz'altro. Abbiamo visto arrivando qui, cioè, è stupendo. Sì, il panorama è, diciamo, regala emozioni uniche sia a Ponente che a Levante, di conseguenza aiuta a creare un clima veramente speciale e siamo qua per... L'atmosfera c'è, sì. E anche il cibo, avete creato aziende del territorio, c'è stata una ricerca diciamo, precisa. Sì, una ricerca mirata e curata, tutti i prodotti sono di aziende biologiche, se non biologiche comunque a chilometro zero, provenienti dal nostro comune e dai comuni limitrofi. E abbiamo così creato una super sinergia tra comunità e territorio. Perfetto, non poteva essere diversamente, essendo questa stata la patria del biologico, come abbiamo detto, e tutto quello che gravita attorno a questa festa è la matrice anche del posto. Adesso so che c'è una degustazione di vini particolari, non ci possiamo sottrarre a questa Certo, cosa. Non vi potete sottrarre, e per dare anche un po' di qualità all'evento c'è questa degustazione di vini. Benissimo, andiamo! Per questa occasione, per questa festa, c'è anche un momento di approfondimento di alcuni concetti, di alcuni passaggi importanti nella nostra vita quotidiana, come l'alimentazione. L'alimentazione si sposa anche col buon bere, con il bere consapevole e con una consapevolezza anche che passa attraverso i prodotti del territorio. Sono insieme a Marco Pirozzi, che molti conoscono perché è papà di Francesca, che sta portando avanti questa opera di divulgazione del cibo inteso come anche medicina del nostro corpo, e con Raffaele Papi, addetto AIS, responsabile AIS Montefeltro, e col quale spesso abbiamo parlato e disquisito di quanto sia l'alimento vino, perché il vino è un alimento importante nella nostra alimentazione quotidiana. Oggi fate una presentazione un po' trasversale, partite dal vino ma arrivate a un concetto di divulgazione di un messaggio ben preciso. Sì, quest'anno insieme a Marco abbiamo pensato di creare una bottiglia speciale dove Vito Nucci, il disegnatore fanese che ha realizzato anche la copertina,
realizzasse delle, diciamo, dei disegni da mettere nelle bottiglie, delle staffette che noi giriamo, delle staffette dell'altra staffetta che noi giriamo il territorio, quindi con questo movimento di enoturismo. E l'idea, quando Marco me l'ha proposta, ci è piaciuta subito, perché comunque, ecco, andava cibo ideale, potrebbe essere un'idea del vino ideale messo un po' così, però ecco, Erranze Marchigiane nasce per questo, quindi andare a sostenere un'idea, un progetto importantissimo con il lavoro della terra, quindi la terra che comunque si lega anche a certi fattori, come poi ritroviamo nel libro, perché nel libro comunque, certo, parliamo di cibi con le grandi ricette degli chef. Allora, un discorso che si evolve man mano che, certo, passa il tempo, ogni volta che ci rincontriamo c'è un'evoluzione, uno step successivo. Adesso questa di coniugare il messaggio intrinseco nel libro con il buon bere, direi era un passaggio quasi, non dico obbligato, ma quasi, insomma. Certo. Beh, allora, sicuramente la cosa è nata nel territorio, per cui, cioè, continuavo a raccontare del libro nel territorio e ho conosciuto le persone del territorio. Quando ho incontrato gli amici della staffetta del Bianchello, di Erranze, eccetera, ho detto fantastico. Poteva essere un buon modo di portare in giro quegli ideali che poi stanno dietro un po' i principi del libro e appunto di una terra, tenendo conto che tutto il lavoro che stiamo facendo poi ritorna nel territorio, perché in realtà ricordo che tutto il ricavato del lavoro che stiamo facendo è per finanziare un progetto di ricerca, certo, che dopo che ho cercato in giro per l'Italia ho trovato a Fano come luogo di ricerca, perché è interessante la cosa. Benissimo, e quindi se vedete una di queste bottiglie acquistatela, perché c'ha uno scopo ben preciso, è stata fatta, creata all'interno della staffetta per questo scopo. Allora, io mi tiro un po' fuori da questo concetto, però Bianchello, tu sei un anfitrione del Bianchello, legato a poca distanza da qui abbiamo un luogo che è quello della battaglia del Metauro, dove la leggenda dice che gli sconfitti sono stati sconfitti perché avevano capito che c'era un buon vino. Sì, a noi piace pensare che, sì, comunque si siano ubriacati con il Bianchello del Metauro, anche se comunque pensiamo che all'epoca il vino non era quello che abbiamo oggi. E quindi, però, ecco, è stata una battaglia fondamentale, perché altrimenti la storia sarebbe cambiata. Certo. Quindi diciamo grazie al Bianchello, e quest'anno festeggiamo i 50 anni della DOC, perché la DOC Bianchello del Metauro nasce nel 1969. Quindi quest'anno festeggiamo i 50 anni di questa DOC. Ed è stata anche una delle prime in Italia. Quindi dai, una cosa, sicuramente un traguardo importante, dove anche i produttori stanno lavorando molto bene. Secondo me da 10-15 anni a questa parte abbiamo degli ottimi prodotti all'interno della bottiglia. E quindi, insomma, legare questa esperienza di vita a un prodotto così particolare, così carico di storia, direi che quale matrimonio più ideale non c'è. Infatti, ripeto, l'idea mi è venuta un po' per caso, ne ho parlato e poi si è trasformata, quindi è diventata, e non so ancora dove va a finire, perché io sono convinto che ci saranno le menti creative di tutti portano probabilmente a qualche scalino in più ancora. Alziamo sempre di più l'asticella. Alziamo sempre di più l'asticella, Francesca Pirozzi Onlus e il Bianchello e la staffetta uniti per un unico scopo, quello della divulgazione del buon bere, del buon cibo. Adesso vi portiamo in uno scrigno del paese, l'ex chiesa dell'Annunziata, che è nel cuore del paese. Ora è un auditorium, è una chiesa sconsacrata, ma è un luogo molto caro agli abitanti di questo posto. Ho detto
un piccolo gioiello arrivando qui. In effetti questa chiesa racchiude, insomma, anche un'opera d'arte. Racchiude sicuramente un'opera d'arte, infatti alle nostre spalle abbiamo un quadro di Giovanni Santi, fino a qualche anno fa era di incerta attribuzione, anche se con alte percentuali, invece oggi è sicuramente ascrivibile al padre di Raffaello. Abbiamo anche alla nostra spalle un altro frammento di un altro dipinto di Santi, di cui purtroppo non è che rimangano, diciamo, molti spazi. Durante la festa questo spazio è aperto, avete pensato di utilizzarlo per raccontare un po' la storia della Pro Loco? Sì, diciamo, abbiamo allestito un piccolo riferimento al ventennale della storia della fondazione della Pro Loco di Isola del Piano. In realtà avevamo molto più materiale, ma nella design avevamo cercato allora a questo punto di, diciamo, approntare che erano i passaggi, diciamo, fondamentali. Poi, diciamo, successivamente contiamo di fare proprio una serata tematica che, diciamo, riuscirà ad avere anche la copertura della chiesa dell'Annunziata stessa, proprio dedicata al ventennale della Pro Loco di Isola. Perché questa era una chiesa, siamo nel cuore del paese. Siamo nel cuore del paese, questa è una chiesa sconsacrata, ma di fatto rimane ancora nel cuore degli isolani come la chiesa. La chiesa dell'isola. Quindi la vivono anche ancora. Anche se per dimensioni rispetto alla chiesa, diciamo, odierna, diciamo, è molto più raccolta e forse decentrata, però rimane la chiesa. Del più o meno periodo? Ma viene, allora, ufficialmente è attribuibile al 1400, ma sicuramente retrodatabile a meno di un centinaio d'anni. Troviamo in uno spazio dove si respira l'arte, dove si assapora un po' la maestria d'altri tempi, a cominciare proprio dalle pareti. Questa è una bottega del maestro. Innanzitutto grazie per averci accolto a casa sua. E voi dovete essere molto gelosi di questo artista che rappresenta un po' la vena artistica e una tradizione antichissima che è quella della ceramica. Immagino che siate molto orgogliosi di questo. Più che orgogliosi, siamo veramente felici di essere una sorta, diciamo, di appendice anche di parte di questa vena artistica. Diciamo che si è persa un po' la tradizione, parlo proprio in senso territoriale, ma se vogliamo anche in termini più estesi, però ecco, ogni tanto sopravvive qualcuno che ne riprende, diciamo, le titolarità e le vene, grazie appunto agli insegnamenti di Tuto e di chi comunque lo hanno preceduto. Uno dei pregi di Tuto è il tratto raffaellesco, che ormai è quasi scomparso in tutte le ceramiche che si vedono ormai, produzioni artigianali e industriali o meno. Lui poi vi dirà nello specifico in cosa consiste, perché è un tratto veramente pregevole. Maestro, quanto tempo della sua vita ha passato qua dentro? Dunque, dagli 26 anni in poi. In poi? Insomma. Ad oggi? Ad oggi, sì, ad oggi. Poi no, sono andato in pensione nel 93, però dopo del 93 ho cominciato a fare delle robe un po' più artistiche, delle riproduzioni, che prima non potevo perché c'era il mensile da tirar fuori. Da tirar fuori. Poi c'ho io anche degli operai, allora. Dovevo fare la robetta, diciamo. Vabbè, un po' di cassetta, come si dice. Cassetta, sì.
Allora, questo tratto raffaellesco di cui lei è, insomma, custode, in che cosa consiste? Dunque, consiste, sono delle ceramiche a fondo blu, perché io la ceramica l'ho appresa a Vicenza, che ero sotto le armi. Prendendo questa ceramica, il professore che andavo io durante la libera uscita, frequentavo lo studio di questo professore, io andavo per pittura a olio, per pittura. E mi disse: ma perché non puoi a far ceramica, non puoi a- provi a far ceramica? Certo. Io ho detto: ma io non lo so cos'è ceramica, perché lui aveva dei piattini bianchi opachi. Ha detto: e questa è ceramica, quella non lo so, ma io ho detto: la ceramica è lucida, questa è opaca. Come non torna. Sì, tu prova, perché lui sapeva la mano. Ha provato, mi ha dato 6 mattonelle, ho fatto le 6 mattonelle, l'ho mandata a cuocere. Quando sono ritornate io sono rimasto, perché tra il prima e il dopo c'è una gran differenza, poi ve lo faccio vedere. Sì. Quando è ritornato il figlio che faceva ceramica in un laboratorio di Vicenza, che era sulle Vicenza alle ceramiche, sì, erano molto rinomate, gli ho fatti vedere le 6 mattonelle e gli dissi: ti piace? Ha detto sì. Chi l'ha fatto? E lui mi ha detto: mio padre. Capirai, come ha detto mio padre, mi si è accesa una luce, ha detto: vado, mi congedo, vado a casa, faccio il laboratorio di ceramica. E così ho fatto, è partito da lì. Poi quando sono venuto giù, lui faceva, ecco, vede, c'è quel piatto là, sì, con delle piante, sì, il professore faceva quelle figure lì. Poi io, venendo giù, ho detto: so a Pesaro, non faccio quello, faccio la ceramica artistica di Pesaro. Siccome c'era il raffaellesco e la margherita di Pesaro, ho cominciato a fare quella roba lì. E qui è andata, le ha dato grande soddisfazione. Sì, perché ho fatto tutto, meno, non devo cavare il cappello a nessuno. È un po' in scomparsa come arte, purtroppo. Sì, quando io incominciai a Pesaro, mi sembra c'erano sopra 10 fabbriche di ceramica, dai. C'è rimasta Mularoni, c'è Franceschini e basta. Poi è finito tutto. E se mi permettete, sull'artistico ormai sopravvivono pochissime botteghe artigianali, anche di ragazzi che, diciamo, notoriamente stanno intraprendendo, anzi con risultati anche straordinari, ma effettivamente viene proprio a mancare comunque la tradizione precedente, che a quel punto li va a inficiare anche la loro attività. Certo. Bisognerebbe riproporle, ripartire, ma il meccanismo non è poi così semplice, perché viene insegnato dal punto di vista didattico va in altre direzioni, siamo in un'altra epoca. Questo non è cotto. Questo non è cotto, questo è il biscotto, che cos'è questo? No. Sì, questo è il raffaellesco, è il raffaellesco, non cotto, sono 6 passate. Una volta cotto diventa così. Fantastico. Sì, tutta la progressione, c'è dal bianco, poi si vede poco. C'è questo. I vari passaggi. Questo va in forno. Complimenti e grazie per averci accolto a casa sua, praticamente. Per carità. Della terra per eccellenza, il miele, anche se quest'anno mi sa che non è una gran annata, Per però il momento l'annata è stata veramente devastante. Sì, è per voi. È stata una bella mazzata, le temperature, il clima, vuoi o non vuoi, hanno comportato quasi l'annullamento del raccolto della caccia e soprattutto un indebolimento delle famiglie che anche quando andranno a raccogliere coriandolo, mille fiori, i mieli che si producono qua da noi, e si ritrovano deboli, hanno poche api per poter raccogliere, ecco. E dunque di conseguenza, anche se ci saranno molti fiori, avremo poco raccolto anche degli altri mieli. E quindi, insomma, questo è un'annata un po' particolare, però qui alla festa
loro sono qui per far vedere un po' magari a chi lo vede solo nel barattolino il miele e non sa tutto quello che c'è dietro. Esatto. E quindi insomma siete qui per far vedere anche qualche fase della vostra lavorazione. Sì, infatti quest'anno abbiamo organizzato la smielatura qui in paese in modo che la gente possa vedere appunto dall'estrazione del miele in favo, insomma la centrifuga, lo smielatore, tutte le fasi, oltre poi i prodotti che vengono dalle api, il miele che noi facciamo qui in zona che è bio e insieme al polline che è di nostra produzione, insomma. Sì, sì, sì. Noi siamo un'azienda del territorio, quindi tra le più grandi bio della provincia. Diciamo, e quindi, sì, sì, siamo fieri. Viviamo nella patria del biologico, Isola del Piano, e non si fa diversamente. Sì. Fate anche una piccola visita di degustazione gratuita. Sì, adesso alle 7, sì. L'abbiamo già fatta ieri, oggi ripetiamo. Abbiamo la degustazione guidata di mieli con un'esperta, Antonella Lunghi, di analisi sensoriale dei mieli. Quindi chi vuole partecipare ben venga, facciamo assaggiare 4 mieli e il quinto abbinato con il formaggio che è uno dei piatti tipici insomma in abbinamento. Va sì, bene, sì, che miele abbiamo. Avete portato qui questa volta? Abbiamo acacia, anche se ecco, anche il quantitativo se... molto ridotto, produzione limitata. Il coriandolo che è tipico della nostra zona e il millefiori. E il millefiori insomma sì. Che non... Allora, insomma, siamo in un territorio dove sicuramente... La natura regala tanto, però le api stanno avendo qualche difficoltà. Qual è il problema? Come vengono coltivati i campi? Sì, molte difficoltà ci sono in alcune zone dove anche diciamo ci sono territori dove si fa agricoltura intensiva e dunque si potrebbero avere avvelenamenti da fitofarmaci o pesticidi. E soprattutto un'altra pecca molto grossa è l'allevamento delle api in sé per sé, perché ci sono degli acari che si chiama varroa che se non viene curata bene durante l'anno, in alcune fasi dell'anno ti porta alla morte delle arnie e questo è insomma già fare il miele è un mestiere duro e soprattutto non si sa mai come si va a finire. Poi voi ve lo siete scelti anche bio, quindi vi siete andati ulteriormente a complicare la vita. L'importante è essere consapevoli. E orgogliosi. Però questo vi ha portato anche grossi riconoscimenti, sì, avete vinto tanti premi. Abbiamo vinto un paio di premi, sì. No, uno lavora a soddisfazione. È una tradizione, sì. Ce l'ha tramandata nostro babbo e noi continuiamo così. Andate avanti così. Quindi mi raccomando, miele, fonte di salute. Quando il miele raggiunge il giusto grado di umidità e quindi diciamo è maturo, lo chiudono con uno strato di cera che possiamo vedere, viene detto viene opercolato. Quando noi dobbiamo estrarre il miele dobbiamo prima di tutto disopercolare il telaino e quindi togliere lo strato di cera. E poi lo posizioniamo all'interno dello smielatore che con la forza centrifuga esce. Quindi quello che c'è sotto lì è questo il miele? È miele, sì, sì. Tutto miele? In questo caso è miele di coriandolo perché appunto la caccia se ne è prodotta pochissima, in questo periodo è il periodo del coriandolo da noi. Quanto ci mettono le api a riempire un telaietto? Diciamo che una goccia di miele ci vogliono circa 150 voli, quindi è il numero delle api in un alveare che sono molte api e quindi riescono a riempirlo. Nei giorni di raccolta in una settimana riempiono un melario, quindi sono 9 telaini. 9 telaini. Se sono insomma quando c'è flusso di importazione. Quante arni avete? Abbiamo circa 600 alveari dislocati tutti qui in zona, più o meno tutti su terreni coltivati con metodo biologico o in boschi. E questo è miele che state smielando adesso? Questo è miele di coriandolo. Che insomma appena finita la fioritura sta finendo, adesso noi abbiamo estratto dei telai proprio per la dimostrazione. E questa è la centrifuga? Cioè, sì, questo è lo smielatore. Adesso è pronto, non lo riempiamo tutto, almeno potete vedere. Sì. E quello che esce è già pronto? Proprio pronto no, nel senso che adesso lo vediamo uscire dallo smielatore, deve essere filtrato per togliere le impurità e poi comunque deve rimanere 10 giorni almeno nel maturatore, nella botte,
per farlo maturare, cioè deve decantare, le bollicine d'aria che comunque ingloba con la smilatura devono venire a galla in superficie, quindi si ha poi uno strato di schiuma e quello deve essere schiumato appunto, ecco. E poi è pronto per essere invasettato. Per andare nei vasetti famosi. Sì, sì. Diciamo, questo è bilanciato perché altrimenti vibra tutto. E adesso si apre. Sentito produttori bio, produttori a chilometro zero, ci sono anche presentazioni di vini particolari come il Bianchello del Metauro legato a un'iniziativa particolare. Vi vogliamo mostrare un po' tutte queste cose che ci sono nell'arco, nel fazzoletto di perimetro del paese, Isola del Piano, una bomboniera come dicevamo prima. Adesso vi facciamo conoscere due produttori molto particolari. E formaggio, penso insomma che sia veramente uno dei binomi più azzeccati in assoluto, di grande moda adesso anche in ristoranti, ma anche a casa nostra, insomma compriamo il barattolino di miele e ci mettiamo vicino, abbiamo imparato a metterci, esatto, vicino un pezzo di formaggio. In particolare quelli di Beltrami sono particolari e sono molto predisposti al miele, o sbaglio? No, non sbagli assolutamente niente, perché sposare i prodotti del territorio è sempre una buona cosa. Certo. Ecco, stasera abbiamo portato una cosa simpatica a questa festa della risata. Abbiamo questo motto: ma quanto sei capra. È proprio un formaggio che viene fatto con il nostro latte di capra, e siccome non è un formaggio facilissimo da mangiare, esatto, allora ci piace un po' sfidare, misurare le persone sul gusto, che è una cosa bella e fa ridere, ecco. Certo, voi avete intrapreso, tu e tuo padre, una strada ben particolare, una ricerca di prodotto, una ricerca anche di territorio, insomma molto, molto, quasi alle volte difficile anche da percorrere, però in salita. Diciamo così. Che risultati vi ha portato, però i vostri tomini sono ormai famosi in tutto il mondo. Tutto il mondo, dai, noi ci mettiamo veramente grande dedizione nel portare avanti questo progetto che parla di capra, che sta sul territorio. Abbiamo scelto Cartoceto, certo, dove un po' insomma fare il nostro lavoro nel mondo dei formaggi. È un lavoro di squadra, un lavoro di famiglia, dai, ognuno sì, fa la sua diciamo parte. Così. Guarda che belle. Vediamo, ma ecco. A proposito di tomini. A proposito di tomini, guardate qui. Fiori di zucca. Foglie di fico, i nostri fichi, e poi questo è un po' sfizioso col peperosa. Petali quelli anche? Petali di rosa. Di rosa. Romantico. Chi vuole regalare invece dei fiori, un caprino un caprino con la rosa, anziché... Devo dire che... È un regalo gourmet. Esatto. Poi se uno vuole stupire, stupisce. Noi lo mettiamo nelle condizioni. Ecco, dai. Senti. Tutte queste cose non sono un aspetto estetico, perché comunque sia c'è una cessione di sapori, quindi un minimo di influenza c'è, però la base rimane quella del buon latte, della lavorazione artigianale. Del latte crudo e dei cagli vegetali, ecco, che è un valore che noi vogliamo dare ai nostri formaggi, proprio lavorando con dei cagli che sono vegetali. Quindi anche un vegetariano che vuole affrontare il mondo del formaggio può farlo serenamente. Serenamente. Serenamente.
Le affinature sono affinature, vedo dalle muffe anche che ci sono sopra le croste, affinature anche insomma particolari, spinte, si presta molto il formaggio di capra a questo tipo di evoluzione, vero? Esatto, perché poi ti ripeto, lavorando a latte crudo c'è questa lavorazione che valorizza le muffe nobili tipo il penicillium, se tu lo consideri è una sorta di blu, un formaggio, sì, no? Così esatto. Detto i nostri blu famosi italiani, gorgonzola, sì, e quant'altro, qui li trovi diciamo in esterna e sono muffe comunque, certo, diciamo edibili, che danno gusto, non insomma, perché spesso e volentieri noi commettiamo un errore grossolano. Togliamo la buccia e la buccia invece la buccia si deve mangiare. Ma io la considero una bella pulita e si mangia la buccia. Una bella, ecco, pulita, una bella raschiata, certo. Però è il vestito del formaggio, certo, è lì dove matura, dove si cresce il gusto, dai. Esatto, è come è giusto che giri in bocca, insomma. Anche qualche volta. Allora, ho fatto una battuta arrivando qui, quella del miele e del formaggio, però anche gustato in purezza. Questa tipologia di formaggio come si può gustare per sentire tutto il lavoro e la fatica che fate? Guarda, adesso siamo in estate, quindi il latte fresco, tipo un primo sale, ti direi facciamo una caprese col formaggio di capra, pomodori, olio, formaggio fresco. Siamo a posto, ecco. E possiamo combinarlo anche con le nostre verdure freschissime di questo periodo, fare un carpaccio di zucchine con l'olio, sempre parlo di cartoceto, e magari qualche scaglia, certo, di caprino, quindi i modi di inventarsi i piatti esistono. Ecco. O se no una bella meditazione, come c'è il vino da meditazione, anche il formaggio da meditazione, perché no? Esatto. Il posto dove sono ospitati i produttori che vi abbiamo fatto conoscere fino adesso è un posto particolare nel cuore di Isola. Questa era una caserma, la caserma dei carabinieri, e queste sono ancora le celle di sicurezza dove venivano detenuti, insomma, i birbanti. E qui siamo veramente in un palazzo particolare, storico, anche affascinante. Thank you.
questa stanza, proprio qui, siamo a pochi passi dall'ex caserma dei Carabinieri che abbiamo visto prima insieme ai produttori, c'è un po' un pezzo della storia del paese di Isola, ovvero sia la coltivazione del bacco da seta e delle filande che c'erano qui in questo periodo, vista anche la vicinanza con l'acqua. Vedete i bacchi da seta e tutto quello che si riusciva a produrre, compresa la canapa e le tessiture delle tele, bellissime, vedete qui con queste geometrie tipiche contadine e rurali, ma anche le fotografie della vita vissuta del paese di allora. Insomma, un bello spaccato di vita, un bello spaccato del tempo che fu, insieme al buon cibo, alla musica e all'allegria fanno di questa festa sicuramente una bellissima festa. Allora, come da tradizione vuole, la cucina è il motore di queste feste. Naturalmente ci sono tantissimi volontari, tutti della Prologo, che come tante formichine ci stanno dando un grande affare, perché siamo ormai all'ora di cena e qui, dopo il giro nel paese alla ricerca delle particolarità che hanno messo in campo loro, giustamente prima dello spettacolo ci cerca di cenare, e il motore di tutto l'apparato gastronomico è la cucina. Qui abbiamo alle nostre spalle le due cuoche che si chiamano Giuliana e Loredana, che sono tre giorni ininterrotti che stanno cucinando sistematicamente per tutti i invitati alla festa. Quindi stanno sferrucciando tagliatelle, e poi ci sono le verdure cotte, piadine, i sughi, i piadini, insomma, stanno facendo patatine, salsicce, gratinati. Nella tradizione. Nella tradizione perfettamente del territorio, come si diceva, in perfetta linea con ciò che si mangia. Così che si mangia. E vedete che loro si stanno dando un grande affare, perché fuori c'è tanta gente che aspetta, e quindi questo è un altro aspetto di questa festa che vuole abbinare il buon cibo, lo stare insieme con l'allegria, giustamente, perché poi fuori ci sono gli spettacoli che tutti quanti, no? aspettano. Insomma, quindi loro sono il motore della cucina. Alle mie spalle qui siamo nella zona piadine, nevralgica, qui si allestiscono i piatti di piadine, vedete quanti ragazzi si stanno dando da fare, tutti volontari, tutti adepti della Prologo. Tutti iscritti ragazzi che componenti della Prologo, in tempi direi anche ragguardevoli, visto e considerato che è un via vai che sembra soddisfare comunque la richiesta. Diciamo di una grande frenesia. Quanti sono questi ragazzi? Quante persone avete ma messo? Diciamo che tra iscritti e collaboratori siamo comunque vicino a una cinquantina. Alla cinquantina, che si stanno da fare? Vedete, laggiù si stanno assemblando le piadine, e quindi insomma, vedete, sicuramente buon cibo e qualità anche qui. Danza da sola, dai danza, finché la tempesta pian piano si allontana.
Marco, abbiamo fatto un giro anche in questo palazzo particolare, abbiamo visto addirittura le segrete e le celle dove c'erano il vecchio carcere. Allora, una festa però con che spirito avete pensato di allestire? Per la prima volta, perché diciamolo che sì, è la prima... Al momento è un unicum. La filosofia che ci è ispirata è cercare di mettere insieme l'accoglienza, la simpatia, il buon umore appunto, con l'aspetto gastronomico, e che potesse portare chiaramente ad avere l'interesse da parte delle persone. E il riscontro, almeno visto finora, sembra abbastanza rassicurante. E dovuti, ecco, ci pregiamo del fatto che comunque sul piano dell'accoglienza abbiamo puntato anche ad avere un menù molto ricco a base di alimenti biologici. Abbiamo bandito la plastica, perciò siamo plastica free. E in un posto dove è nato il biologico non poteva essere diversamente. Non poteva essere diversamente, ovviamente. Ecco, in questa sede ci tengo particolarmente a ringraziare la cittadinanza e tutti gli isolani che ci hanno dato un supporto fondamentale, aziende locali che ci hanno supportato sia dal punto di vista economico che logistico. Ringrazio particolarmente la generosità degli sponsor, senza di loro non saremmo riusciti ad organizzarlo. Ma in particolare il mio ringraziamento va ai giovani di Isola del Piano, che hanno allestito gli spazi e le strumentazioni con un entusiasmo, una perizia e una capacità veramente sorprendenti. Che magari uno alla prima uscita non sempre è facile mettere insieme le cose. Esatto, però, cercare di amalgamare i vari elementi. Invece la combinazione è stata stranamente una sinergia piuttosto fin dall'inizio. Fin dall'inizio. Senti, avete coniugato quindi la risata, il buon umore, perché è venuto Bicio, ci sono quelli del San Costanzo. Stasera c'è il San Costanzo Show. Con il buon cibo e il buon bere, che già di per sé quelli mettono di buon umore. Sono gli elementi base per proprio proporsi, ecco, almeno sul piano dell'accoglienza, in termini ottimali. Poi abbiamo cercato anche di arricchirli, magari speriamo in successive edizioni, anche di arricchire quello che è un po' il patrimonio culturale del nostro paese, del nostro territorio, ma non siamo riusciti, anche perché diciamo la tempistica non ce lo permetteva. Però gli elementi base li abbiamo comunque tenuti sempre come punto di riferimento, e io penso che comunque siano anche abbastanza evidenti. E poi anche una cosa che non è scontata, avete unito anche dei momenti di didattica, perché non è poi così scontata questa cosa. Abbiamo visto il miele, adesso c'è una degustazione guidata, insomma, quindi il vino con Raffaele Pappi, insomma, quindi non è solo un venire qui e mangiare, star bene, è anche un bello spunto questo. Essendo un territorio ricco di tradizioni enogastronomiche, noi abbiamo cercato appunto di non soffermarci al prodotto preparato e finito, ma anche cercare di far capire quello che c'era dietro, con la gente che ci lavora, con quelli che sono le problematiche che riguardano appunto l'acconfezionamento di questi prodotti, e poi che poi sono frutto, ecco, l'espressività di questo territorio, perché le api e il vino non vengono certo a caso. Ecco, appunto. Quindi insomma, pur nel vasto panorama di iniziative, di feste, di tutto quello che c'è nel bailame estivo, questa festa della risata si distingue per elementi ben precisi: il buon umore innanzitutto, ma il buon cibo, e il buon cibo e il mangiare e il bere consapevole. Sapendo che la matrice di Isola del Piano è una matrice sicuramente che ha visto un importante movimento nascere, quello del biologico, quindi le aziende che gravitano qui sono tali. Avete voluto mantenere questa matrice, questo bisogna rendervene merito, e quindi mi raccomando, tenete d'occhio la Proloco di Isola del Piano, i ragazzi, i giovani e la festa della risata, perché ci darà negli anni e nelle estati grandi soddisfazioni. Speriamo. Quando le stressate i nervi sono troppo forti, bisogna prendere un tranquillante, che io ce l'ho qui. Il pepe romato, piccolo romato, propandiolo. E qui, perché per vedere la strada della vitamina si prende il percorso più carbonato con le come l'anfetamina è a conoscenza del fatto che nel tranquillante ne attenua l'effetto, ne evita la funzione. Bartocetti, allora, una festa che incarna il buon umore, il buon cibo, insomma, in pieno stile Umpli, in pieno stile Proloco.
Beh, io come sempre ribadisco, le Proloco nei nostri borghi sono le eccellenze, oramai sono diventate le Proloco le eccellenze del nostro territorio per la promozione turistica, culturale, gastronomica, storica dei nostri borghi. Beh, qui a Isola del Piano hanno fatto un gran lavoro i ragazzi, bravissimi, venendo. Ho visto tanti volontari che hanno lavorato tantissimo, quindi mi sento da presidente provinciale di ringraziare tutti i volontari, da quello che ha dedicato un minuto a quello che ha dedicato giornate intere, perché i volontari sono tutti uguali, sono riconosciuti allo stesso modo. Un grande lavoro, straordinario lavoro per aver reso così vivo questo piccolo borgo, e un ringraziamento particolare chiaramente lo rivolgo al presidente della Proloco, che è primo responsabile in sicurezza degli eventi, dell'evento organizzato dalla Proloco. E il secondo ringraziamento al sindaco che ha dato disponibilità alla Proloco di collaborazione, ma l'importanza di avere così tanta gente in questo piccolo borgo, vedendo anche le attività che ci sono, un bar, due bar, quelli che ci sono in questo borgo che lavorano normalmente non avrebbero lavorato così tanto come stasera. Quindi grazie alle nostre Proloco c'è un'attività economica molto molto importante e su questo si traduce chiaramente in lavoro, in economia del nostro territorio. Oramai oggi le Proloco sono cambiate, sono una forza della natura e soprattutto li definisco i miei volontari del turismo di questo bellissimo territorio, che dalla collina al mare e dall'Appennino siamo a 50 minuti di macchina. Quindi la nostra bellissima provincia, così viva e così piena, e da questa sera da Isola del Piano un augurio a tutte le Proloco della nostra provincia, perché oramai l'estate è entrata in azione, quindi i prossimi 2 mesi pieni di feste, di attività enogastronomico, culturali, turistiche nei nostri borghi, che vedranno le Proloco da padrone del nostro territorio. Quello che vado a vivere sul sedere si chiama Perineo, sembra un nome architettonico. Attraverso il Perineo si accede ad un ampio panoramico bel sedere. Io sono un nome scientifico, tutti gli altri hanno dei nomi popolari affettuosi, che sono le palle, il pistolo, la cappella. Io sono scroto. La festa è tutta qui e si fa ed allegria. Rimini, 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 rimini. Io questa sera voglio stare con te. Stasera mi butto, mi voglio buttare, stasera me lo sento, non mi può andare male. Mi butto sì, mi butto no, soltanto chi non salta non potrà mai volare. Allora rimini, 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 rimini. La festa è tutta qui, questa è l'allegria. Rimini, 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 rimini. Io questa volta voglio stare con te.